soldato, ma l'intero esercito, non un individuo, ma la nazione, non la sofferenza di uno, ma la guerra vinta dallo Stato italiano. Tutti i 500.000 caduti erano in quel feretro. Ogni madre piangeva in quel soldato il proprio figlio, ogni orfano il proprio padre, ogni donna il proprio marito. Il figlio di Maria Bergama, Sant'Onio, richiamato alle armi dagli austriaci nel 1914, quando la città di Natale di Gradisca apparteneva ancora all'impero austro-ungarico, aveva disertato, arruolandosi volontario con gli italiani nel 137° reggimento di fanteria della Brigata Barletta. Con il nome fittizio di Antonio Bontempelli, escamotage imposto ai volontari evidenti che volevano arruolarsi, morì il 18 giugno 1916 durante l'assalto a Roccolo Astuni sul monte Cimone di Marcesina, a pochi metri da questo luogo, nel corso della Strafe Expedition. L'attacco durò 8 giorni e le perdite da parte italiana furono ingenti: 2.720 soldati e 86 ufficiali caduti. Buona parte di loro venne sepolta in un cimitero di guerra nelle vicinanze. Ma in seguito a un bombardamento di artiglieria austriaca, le tombe e le salme sono state disperse. Da una lettera scritta alla famiglia si può capire la statura morale di questo giovane ufficiale. Così si esprimeva: «Mi riesce mille le volte più dolce il morire in faccia al mio paese natale, al mare nostro, per la patria mia naturale, e il morire laggiù, nei campi ghiacciati della Galizia o in quelli sassosi della Serbia, per una patria che non era la mia e che odiavo». Nel 2014 Papa Francesco, in visita al cimitero di Re di Puglia, ha detto: «La guerra è una follia, distrugge anche la cosa più bella che Dio ha creato, l'uomo». Ha anche sottolineato che i cimiteri e i luoghi della memoria dovrebbero, anzi, devono stimolare il pensiero e fungere da memoria per la pace. Adesso magnificenza della terra, obbediscono i venti, i mari,
Benedici noi, soldati di terra, di mare, di cielo, combattenti e reduci di tutte le armi e di tutte le guerre. Sorretti dalla tua fortezza, abbiamo servito la patria in armi, nelle ore cruente della sua storia. Donaci la virtù di servirla con onestà, libertà e concordia, nelle opere feconde della pace. Accresci nei nostri cuori l'amore alla religione, alla famiglia, alla patria. Fa che la nostra bandiera sventoli sempre, simbolo di civiltà, di garanzia, di giustizia, segno di vittoria. Accogli nella tua gloria, in compagnia dei santi tuoi, i nostri caduti e rendi la nostra vita degna del loro sacrificio. E tu, o Maria, Vergine bella, Madre di Gesù e Madre nostra, veglia maternamente su di noi, sulle nostre famiglie, sulla nostra patria. Così sia. Tutti lì, posa! Adesso il signor Marco Frison. Buongiorno a tutti. Vi porto i saluti dell'unità pastorale di Inigo Posse Stoner e il consiglio pastorale del suo parroco Don Federico Meneghel, che mi delega qui a leggere una lettera delle parole che ha pensato per questo momento. Cari amici, dispiaciuto di non poter essere con voi per la concomitanza dell'odierna cerimonia nella piana di Marcesina con l'annuale festa di Santa Giustina, patrona del nostro Duomo e della nostra comunità religiosa e civile, desidero comunque rivolgervi poche parole attraverso la voce del segretario del Consiglio Pastorale per far sentire viva, sincera e cordiale ancora una volta la presenza della Chiesa nel contesto significativo del gesto che state per compiere. La vostra è un'iniziativa che ha come obiettivo ricordare e celebrare colui che noi chiamiamo il Milite Ignoto, soldato della Prima Guerra Mondiale, scelto dalla madre del soldato Antonio Bergamas, caduto tra le nostre montagne e sepolto vicino a questo cimitero. Ebbene, se questo milite è per noi effettivamente ignoto, se a noi non è dato sapere il suo nome e se c'è qualcuno per il quale invece egli è conosciuto da sempre e per sempre in modo pieno e condizionato, qualcuno dal quale egli non è stato e non è mai dimenticato, ecco, noi sappiamo che questo qualcuno può essere solo Dio. Ed è proprio in Lui che il nostro ricordo si colloca in un orizzonte più alto e assume un valore più grande. Di fronte al passare del tempo, all'istruzione delle cose e dei progetti umani, e purtroppo anche della memoria, a restituirci verità, senso e bellezze ancora, sempre e solo Dio. Ed è dunque a Lui che dobbiamo guardare, è al suo giudizio che dobbiamo riferirci ed è nel suo amore che possiamo sperare. Il Signore Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, Padre di tutti e Redentore del mondo e della storia, guardi dunque a noi. Doni la beatitudine, la luce e la pace a tutti coloro che dormono nel sonno della morte e renda tutti noi custodi sempre più premurosi gli uni degli altri, decisi difensori della casa comune che ci è data da abitare e instancabili educatori e promotori di pace ad ogni livello della vita sociale. Ringrazio i promotori dell'odierna iniziativa, saluto tutti i partecipanti. E a tutti porto la mia benedizione. E adesso posso... Vi saluto cordialmente, ringrazio il signor Sindaco che ieri mi ha cercato, mi ha trovato, perché pur impegnato in altri uffici, ecco, siamo riusciti a incontrarci per questo momento così bello, importante, significativo nel cammino della nostra vita. E tra ieri sera e questa mattina a caso pensavo a questo, avevo questo pensiero: che cosa ci unisce noi, persone della terra, con i nostri cari caduti
parenti, amici, soldati. E qui il pensiero va in modo particolare a questi nostri cari defunti che hanno lottato, hanno versato il sangue per costruire una società migliore, si pensa, anche se dalla guerra sappiamo bene che cosa può nascere. Ebbene, pensavo a questo. Noi tra di noi stabiliamo relazioni e rapporti di amicizia. L'uomo è stato creato per avere le relazioni umane, che vuol dire un'amicizia sincera, valori spirituali, potenzialità che Dio ha posto nella nostra natura, nel nostro pensiero e nel nostro cuore. Però questo rimane a terra. Come facciamo noi ad avere una relazione con milioni di persone che muoiono, con i nostri cari, che in un modo o nell'altro lasciano la vita? E allora dicevo, noi abbiamo soltanto un ponte, e il ponte è la preghiera. Solo la preghiera ci mette in relazione con i nostri cari. E allora, credenti o non credenti, quando preghiamo, noi rendiamo presenti nella nostra vita, nel nostro cammino, spesso valle di lacrime, i nostri cari, papà, mamme, nonni, benefattori, amici. Ecco, e siamo in una situazione, in un tempo davvero drammatico, come tutti sappiamo. Noi costruiamo ancora sulle macerie della guerra. Non siamo mai sazi, siamo nati istintivi e costruiamo guerra. E non ci pentiamo mica, pensare che la vita è breve. Passa in fretta. E noi, anche se a 70-80 anni, ancora non siamo capaci di superare questi istinti bestiali, bestiali, perché non abbiamo ancora capito niente della storia. Ecco, fratelli, la preghiera. Ricordiamoci questo. Quando preghiamo, ricordiamoci che abbiamo sempre con noi i nostri cari. Non c'è altra strada, No, no, i fiori, le candele, quello che volete, ma non c'è niente di più importante della preghiera. Siamo qui per questo, siamo qui per ricordare, siamo qui per stringere tra di noi in terra l'amicizia. Ecco la relazione fondamentale dell'umano. E con i nostri cari, e con quelli caduti, con tutti i soldati che mi hanno spiegato un po' questa mattina, un po' la storia di questo territorio, quello che può essere per noi importante è che la preghiera ci unisca a tutti i caduti, a tutti i nostri cari. Il Signore conosce ogni persona, nome e cognome. Noi nel tempo dimentichiamo, Dio no. E la preghiera che adesso facciamo sia proprio questa, una preghiera per ricordare e rendere presente nel nostro cammino queste persone care che noi vogliamo oggi ricordare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità, la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, benediciamo Dio Padre che ci dona la pace, la carità, la fede, che ci dà la gioia di vivere l'amicizia, la relazione umana. Preghiamo per coloro che non hanno più il senso civico della vita, di queste relazioni. La storia di un popolo ha nelle sue feste nazionali un momento forte di presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune, in una tavola di valori che deve rifarsi a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza, superare il disagio che emerge
dal divario fra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare in alto la nostra patria, il Cristo Signore che dalla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace.